Allora, Giovanni Pensierini, tre mesi fa eri all'ospedale, oggi sei in campo e festeggi col Pala Cattani, è una piccola favola di sport. Oh, bellissimo, cioè, se per tre punti hanno fatto tutto questo casino è tutto in discesa. No, sono contento perché pensavo di metterci un po' di più, di non essere magari a questo livello, invece sta andando bene da tutta la settimana. Poi è venuto fortunatamente con una partita dove non c'è stato particolare bisogno di insomma, giocate mirabolanti oppure di canestri difficili. Quindi anche il risultato che parla, abbiamo vinto di 40 punti, per me è stato molto più leggero come ingresso e diciamo la testa potevo tenerla più magari sui movimenti che sul gioco. Adesso stiamo crescendo, quindi non poteva andare meglio veramente. Ecco, oggi grande partita anche proprio dal livello caratteriale, quando San Vendemiano si è portato a meno 4, un break di 11-0 e al 24esimo un più 25, tutti a casa. Sì, noi tendenzialmente soffriamo un po' con queste squadre dove magari non abbiamo quegli stimoli come giocarci un derby o giocare con la prima in classifica, ma si è stati bravi a partire forti. Quando loro sono tornati sotto, che si è stati 7 minuti senza segnare, ci siamo messi giù a difendere, correre, siamo tornati a giocare con entusiasmo e dopo le cose sono venute bene, abbiamo dilagato sul finale con la classica sagra del baghino dove tutti fanno canestro e dopo il risultato ovviamente non è veritiero, però è stata una vittoria convincente. Adesso Iseo, settimana corta perché si gioca sabato sera, ultimi in classifica, motivo in più per stare attentissimi. Sì, comunque sia una trasferta, ci saranno delle ore di pullman, quindi non è mai facile, e tendenzialmente sono partite che vanno affrontate soprattutto dai primi minuti con la giusta attenzione. In casa avevamo un po' sofferto, però adesso siamo in 10, tutti pronti a lottare, è una trasferta che dobbiamo affrontare con la mentalità giusta e portare a casa due punti importanti per tenere le posizioni nella griglia playoff. Finalmente questa maglia numero 3 l'abbiamo sfatata. L'abbiamo sfoggiata, ci siamo fatti qualche foto che almeno è vera e non è più lì da vetrina. No, anche questo era un pallino che mi dovevo togliere, però dai, bene, anche questa l'abbiamo buttata dentro.